Per rincontrare gli amici friulani, c'è chi invece si mette a disposizione per servire tutti questi friulani che vengono con il proprio lavoro e con l'accoglienza. Sì, questo è vero, perché c'è gente che magari vengono, quelli che vengono fuori friulani, c'è logico, c'è la gente di qua sul posto che danno una mano anche per non fare il viaggio che hanno fatto loro, è una gran bella cosa, una soddisfazione per loro, dice che vengono qua, va a parte da lontano, li fai lavorare, io penso che sia una cosa, non... però è una bella soddisfazione, perché c'è gente che dà una mano uno con l'altro e andiamo avanti così, capito? Tutto... E si fa una bella giornata insieme. Una bella giornata assieme, tutto quanto, e cerchiamo di mandarla più lunga che sia possibile, ma sempre incontentabile, perché tante volte c'è la persona che la puoi contentare, c'è quella che non si può contentare, però comunque penso che io tutti gli anni li abbiamo contentati tutti quanti, fra noi, fra gli altri e tutti quanti, tutta la compagnia. Silvano, la lasciamo ai suoi mestoli, al suo impegno sociale e soprattutto a preparare questa bellissima pasta e fagioli alla friulana. Va benissimo, io vi aspetto a tavola, tutto a posto, mangiare, bere e cantare, quella è la nostra allegria che ci vuole. E con questa allegria proseguiamo il nostro percorso. Allora, Cesare è quello che praticamente è uno dei tecnici di questa cucina, di quelli che praticamente si spendono perché questa giornata venga realizzata nel migliore dei modi. Quindi, cosa la spinge a fare questo? Ma la nostra buona volontà, ormai siamo arrivati alla 21ª edizione, diciamo così, di questa cerimonia del Focolare Furlano di Aprilia. Ogni anno sembra che tira sempre di più, gli amici vengono tanto contenti, tiriamo avanti come meglio possiamo, ecco. Siamo molto contenti delle nostre... Da quanto tempo state lavorando? Ma noi abbiamo cominciato da martedì scorso per preparare già il posto, realizzare tutto, pulire la sala, portare tutto il materiale occorrente che oggi è realizzato e abbiamo lavorato da martedì. Perché normalmente uno dice, che ci vuole? Tanto il piatto a tavola, ma per preparare quel piatto... Non è così, ci vuole tanta buona volontà e forza e coraggio, ogni anno sempre di più. E soprattutto molta generosità, cioè in questo giorno di festa prestarsi a lavorare perché gli altri siano felici. Ma guarda, questo non manca, perché sono tanti di buona volontà, ecco, come diceva questo signore qua, dice io sono di passaggio, ha voluto per mangiare invece sta a lavorare, quindi siamo a posto. Noi la buona volontà non manca a nessuno, tutti aiutano, tutti mangiamo in allegria, ecco. E questo, la semplicità del vivere insieme, dello stare insieme e passare una giornata insieme con la voglia di fraternizzare e socializzare. E questo credo che sia un esempio che ad Aprilia bisognerebbe di più seguire. Proprio Aprilia, che è una città multietnica, dove ogni giorno affluiscono sempre gente dalle diverse estrazioni, appunto con la speranza di iniziare una nuova vita, così come lo è stata per tanti friulani, marchigiani che sono venuti negli anni 30 qui. Si rinnova questa speranza e questa città, la città di Aprilia, è talmente generosa che accoglie tutti a braccia aperte e dà quello che praticamente chiedono, la speranza di una vita migliore. Ancora una volta da parte di Salvatore Lonoce un cordiale saluto, spero di avervi dato quel messaggio che vi aspettavate attraverso il canale di Teleobiettiva, attraverso questa mia trasmissione del Venga a prendere un caffè da voi. E soprattutto per avervi stillato quella voglia di conoscere il vicino di casa, di fare conoscenza anche con la persona di estrazione diversa dalla vostra, senz'altro potrete arricchirvi. Arrivederci alla prossima puntata.